Team con Mister Me. Si inizia carriera tecnico, è la prima volta dal 2014 praticamente che rigioco un FIFA, l'ho giocato dai miei amici, ovviamente FIFA 20, FIFA 21, il 23 mi è mancato, anche il 22 mi sembra, sì. E quindi sono qui, speranzoso di fare cose bene, cose belle, cose giuste per la mia Memè e molto altro. Che parte dalla serie B perché ho sostituito la Südtirol e da lì voglio fare una carriera in ascesa verso la serie A e poi magari vincere la serie A. Sarà tosta? Sarà difficile? Sì. E insieme a noi c'è il pupazzo, il protagonista dei pupazzi, Gustavo. Ciao ragazzi, questo è un evento fantastico. Io sono Gustavo, mi presento a voi. Perché sarò il vice allenatore di questa squadra e insieme forse ce la faremo. Forse. Andiamo, carriera me. Me. Allora, dovrebbe essere questa perché già l'ho creata e poi c'era un video che in realtà avrei dovuto mettere. Ma siamo partiti così. Siamo partiti così. E quindi andiamo. Scegli la tua idea tattica. Allora, vediamo un po'. Io metterei, vabbè, per ora standard, perché se ci avventuriamo sulle cose, un po' gioco sulle ali, tiki-taka, tutte queste qui, anche se io prediligo molto il tiki-taka, anche su eFootball 2024 gioco sempre, diciamo, col tiki-taka diciamo, il contropiede, ma secondo me è meglio fare lo standard. Lo standard è quello che ci vuole. Allora, dobbiamo prendere ingaggia preparatore. Ok. Allora, no, ho ingaggiato questo, ho sbagliato proprio. Allora, no, 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 no. Devo ingaggiare uno che mi renda giusto. Io direi questo qui, che posso metterlo come mi pare. Oh, vediamo, vediamo. Giulia Moretti, che può prepararci praticamente in un qualunque cosa. Abbiamo budget di 19.000. Non è proprio. Insomma, toccherebbe vedere. Allora, secondo me la migliore delle cose è fare il centrocampo, perché da lì scaturirà tutta la nostra preparazione. E questo qui, Nicolas Calisser, non è male, eh. Non ha il portiere, però ha tante cose. 9.000 costa. Io lo prenderei. Prenderei solo questo e lo metterei al centrocampo per ora. Poi magari in futuro compriamo altri preparatori. Allora, vediamo. Al centrocampo dovrebbero migliorare un pochino tutti quanti. Qui ovviamente no. E per ora potrebbe andare bene così. Allora, assumi altri preparatori. Allora, è un rischio per il budget. È un rischio sì, però vuoi mettere la difesa o l'attacco che diventa sempre più forte? Questo è anche vero. Allora, l'attacco, dai, l'attacco lo dobbiamo fare almeno. Prendiamo 6.600, abbiamo 10.000, mannaggia. Ecco, potremmo prendere Pietro De Luca, che ci chiede 3.000. Io direi Pietro De Luca. 3.000, dai, ci sta per l'attacco. Allora, per l'attacco, mettiamolo qua. Poi per la difesa che facciamo? Ce ne priviamo? Abbiamo 6.000. La difesa. La difesa chi possiamo prendere? Adesso non possiamo prendere più nessuno. Abbiamo questo da 4.000. Da 3.000, però ci fa poco e niente. Giusto per il portiere. Per il portiere però. Allora, io direi che può andare bene così, perché il portiere è vero che costa 3.145, però migliorerebbe di pochino la difesa e il centrocampo. Invece mi servirebbe questi qua, ma non li posso, cioè li potrei comprare proprio il portiere, ce l'ho scoperto. Oh, facciamo questo, Stefanos Xenakis, questo è greco. E na, ma so grechi. Allora, vai, 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 questo qua e poi il portiere, niente, dai.
Allora, idea tattica. Vediamo l'idea tattica. Ce l'abbiamo abbastanza bene. Allora, ora come ora. Allora, gestisci la rosa. Vediamo chi abbiamo in squadra. Secondo me abbiamo buoni elementi. Allora, abbiamo Andresen, che lo conosce, però diciamo che è forte, potrebbe essere forte. Controllo palla 68, però per il resto 70 di potenza del tiro. Finalizzazione 73, non è male questa Andresen. E secondo me possiamo fare tante belle cose. Che se sostituisce con Vidale, che c'ha 50, dovremmo prendere un attaccante. Ma i soldi? Chi ce li dà? Moretti, Kovacevic, Casadei con Kovacevic sempre, perché può anche andare sulla destra. Villa e Beck abbiamo. Da quest'altra parte Villa. Allora, D'Angelo, Fiore, Juric, Longo, Esposito, Bianchi, Moretti, Costa, Andresen, Jankovic e Casadei. Oddio, non è proprio male come squadra. E devo fare la cosa. Allora, posta in arrivo, vediamo un pochettino. La posta in arrivo è questa qua. Allora, direttore generale, vabbè, qua ci dice più o meno sempre benvenuto e benvenuto. Le suggerisco di consultare il programma di allenamento all'inizio di ogni stagione per assicurarsi che i giocatori si concentrano sugli aspetti essenziali per rendere al meglio durante le partite. Poi lo vedremo. Al vivaio, vediamo i giovani promettenti. Oh, c'è Salin. Salin potrebbe diventare. Ah, ma anche Vidal, eh? Questo portiere 51 adesso, però potrebbe migliorare parecchio. Sta sul 51, potrebbe migliorare su 71 e 94. Insomma, non è male. Questo Murray, no, non si può vedere questo. Salì. Dove può salire? Salì, non lo so. Però attaccante destro, esterno destro è da monitorare. Allora, dirigenza Memme, buongiorno me, grazie. Siamo entusiasti di averla con noi, speriamo che possa vincere tutte le partite. Quello è il discorso in generale. Primo resoconto, osservatori. Allora, andiamo a vedere. A noi ci serve più che altro un attaccante. Perciò andiamo a vedere gli attaccanti che cosa ci propongono. Matteo Tramoni. Matteo Tramoni, quanto mi costa? Allora, non è male, eh? Però 23 anni, noi aggiungiamolo intanto al lab. Pittarello. Picchia, picchia, Pittarello. Allora, Raimon Scrolis. Anche questo chiediamo, dai, e l'aggiungiamo per il momento. Centrocampisti. Ah, questo è del Milan, costano un sacco di soldi questi. Oh, questo è svincolato però. E questo è svincolato, ma quanto c'ha? È poco. Vediamo un po', seguiamolo un pochettino. È svincolato. Allora, Bremer, ma quando ce li danno Bremer questi? Ma non si rendono conto quello che stanno facendo. Buongiorno, mister. Mi chiamo Gabriele Mariani. Piacere, Gabriele Mariani. Che dobbiamo fare? Possono essere d'aiuto. Esistono due tipi di osservazione. Allora, vedi osservazione. Ah, ok. Allora, non è cambiato molto, in questo gioco. Intanto qui, vabbè, abbiamo tutti questi. Mentre questo qua abbiamo quello svincolato, esattamente. Vabbè, per ora le istruzioni credo che vadano bene così, anche se io voglio quelli giovani. Allora, mettiamo quelli giovani, diciamo verso i 22 anni, non di più. Dai, pure 23. E qui non qualsiasi, ma andiamo a prenderci. No, qui attaccante, qualsiasi ruolo. Allora, vediamo il contratto. Livello generale. Pure qui. Mettiamoli un pochettino da 23. Però qua mi servirebbe. Livello generale. Non prospetto in prima squadra, neanche riserva, ma futuro campione. Vediamo. Magari esce fuori qualcosa di buono.
Qui l'attaccante lo lascerei così. Allora, poi Musa va bene così. Ok. Relazione, ancora non ci siamo. Allora, avanziamo nella nostra cosa. E chi me la guarda come so caruccio. Tutto d'arancione, mamma mia, che bellezza. Allora, programma allenamento. Allora, l'allenamento, lucidità, io direi che va anche bene così. Costa, vediamo, Dovrebbe essere un po' più lucido. Perché lo facciamo sulle prestazioni. Vai. Andersen, no, dobbiamo farle sulla lucidità, assolutamente. Specifico per prestazioni, vai. Questo va bene così. Per ora va bene. Andiamo a vedere cosa si può fare con questa squadra. Allora, andiamo. Avanza. Vediamo quello che può succedere. Intanto sono arrivata. La posta è arrivata. Resoconto finale su Raimons Crollis. Raimons Crollis chi era? Un 64, 1.300.000. Però veramente non è questo massimo. Ha la forza 75, ma per il resto. Oddio, potrebbe migliorare 21enne, ma. Insomma. Allora, poi chi abbiamo? Su Salem. Ah, Salem, ok. Questo era svincolato. Però potrebbe essere buono per poi rivenderlo. Totale 62. Valore 425 magari potrebbe servirci. Vediamo che ruoli altri può fare. No, può fare solo alla Cristante. Dio, ci mettiamo un ingaggio da poco. Che poi non abbiamo i soldi per prenderli. Per ora. Tramoni era buono. Un 70, 23 anni. Però guardate l'agilità, l'accelerazione, lo scatto, c'ha tutto questo. C'è assolutamente tutto. Allora, però mi chiedono Longo, che è un difensore. L'offerta è di 2000, 2 milioni e 3. Però il difensore, andiamo a vedere un pochettino, perché devo conoscerli i giocatori. Andrezen ha raggiunto il massimo della forma fisica. Vedi, vedi, vedi allenarli. Allora, vediamo un pochettino i difensori come stiamo messi. Ma credo male, eh. Allora, se io levo Longo, no, per esempio, chi mi rimane? Traore, Araio e basta. Oh, quello è 70, questo è 63, insomma. Però Traore. Piede debole, però no, non è comparabile assolutamente. Longo è troppo forte per venderlo adesso. Perciò, vediamo un pochettino i trasferimenti. Allora, lo staff primavera in realtà potrei anche un pochettino migliorarlo. Allora, budget attuale 39k, budget a settimana 7,66, non possiamo comprare praticamente nulla, secondo me non dobbiamo neanche vendere nulla. Andiamo avanti così, non ci importa niente. Allora, andiamo a partecipare a questa con Las Palmas, Darmstadt 98, Osasuna, il Bologna, l'Udinese, il Getafe e il Werder Brema. Però è una difficoltà di 3 stelle e mezzo. 830, facciamola. Facciamo questa grande preparazione. Giochiamo subito con il Bremen. Allora, Jan Andretsen, ma io non ti posso dare questi giocatori. Non siamo più interessati a Mattia Longo. A che mi importa a me? Allora, Andretsen. Ma non ti posso vendere questi. Cioè, sono giocatori che io me li devo tenere adesso. Poi dopo si venderanno dopo. Allora, facciamo la nostra prima amichevole con la Memè.
Ovviamente giochiamo la partita perché sarà sempre così, non sarà mai simulata in queste dirette. Gioca partita, dai che siamo pronti. Giochiamo alle 4, dai che va bene. Oggi per lui debutto sulla panchina di questa squadra, vedremo quale sarà il suo impatto. Manca poco al Mamma mia, calcio quanto d'inizio sono carino. internazionale. Poi arrivo con una voglia allo Vediamone stadio. qui al Bernabeu. Pierluigi Parlo vi dà il benvenuto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi Le la magliette di Memè formazione di molto Memè. altro, la stessa Puntata che sulla sto Coppa indossando ora, eh. Internazionale Europea che si apre oggi. Gara che si presta a molte interpretazioni in chiave tattica. Vedremo quale delle due filosofie di Questi gioco già vorrà. attaccano Match che come si conclude maledetti, solo in eh. questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto la Cominciamo a partita. giocare come Gli sappiamo allenatori noi, possono anche approfittarne per calmi fare e gli esperimenti, sinceri. magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente nella Vai, squadra. bella, bella, dagliela, dagliela, vai, vai, vai. Troppo Grande recupero presto sta difensivo, può palla. essere complicata. Attaccale, Ecco i attaccalo. titolari. E arriva. Gli abbiamo fatto il fallo. Gli abbiamo fatto il fallo, Ecco mannaggia. l'11 iniziale del Werder Bremen. Bravo, no, perché te la sei fatta sfuggire? Errore clamoroso. Attaccate ragazzi, attaccate. Dagliela così. Questa ha capito tutto, vedi? La gara di oggi ci permette di vedere Levagli davvero sta come la palla, squadra mamma mia. che La crea per la difesa, squadra è la il maestro difesa. nel vedere il gioco e vedremo se questo gioco Pigliala, riesce anche agli bravo. tifosi. Per Fare ora punti sta giocando tenendo la dal Memè, punto. Beh, questo è il sogno di ogni allenatore. Spesso però i sogni si eh. scontrano Tripla, con i tripla. guai. Quello è fallo, signor arbitro. Schierare una squadra a trazione anteriore, bisogna anche sapersi a volte Dagliela! adattare l'avversario che sia davanti. E sono Aspettalo! curioso di vedere quale Dagliela, impatto questo vai! gioco porterà. Si opterà per un calcio aperto, arioso, o È forse bella! No, improntato di testa te gliela tirata all'impegno personale. addosso, per come ti sei permesso. Rientrate, ragazzi, Può rientrate. contare sull'aiuto dei propri compagni. Accanto a lui Eccolo! il Levagliela portiere della Roma, grandissimo! decisivo Vai, l'intervento lungo, che te difensore. volevamo vendere, invece niente. Scambiala. No, ma come l'ha scambiata, mannaggia a te. Dai, dai, Andersen. Vabbè, però vi fate passare la palla così. Levagliela. Levagliela, che la sapete levare voi. Guardate, qual è il portiere. Un casino, quel portiere. Ma dai, ma bloccala. Ma questi non sono capaci, tocca allenarli proprio per bene, a Mi me. sono sporcata la Ma lo maglietta, ma so, effettivamente ma che qualche ne pericolo vedi? sembrava esserci, Ma dai, ma come si fa a Poi subire un gol così? Dai, che noi siamo forti di spirito, però. Sì, l'alcol. E tiraci. pallone Ma negoziato là è fallo. Ma qua l'ha dal buttato. Arbitro. possibile cartellino. No, si è infortunato Esposito. Si è fatto male Esposito. Ammoniscila a Decisione questo. dolorosa Chi da è? parte di un Rap. interprete irregolare. Decisione che mi trovo Ma d'accordo. calla, Esposito si è fatto male. Ma guarda che gli ha fatto! Questo è da rosso! Dai, Esposito, vendicate! A bomboletta, vai! Mo' come si tirano le punizioni? Io non lo so questo gioco. Guardalo, guardalo! Guardalo come avanzano con quei piedi! Guardali come avanzano, arbitro! Allora, spostare in orizzontale. Vabbè, fino a là ci sono arrivato. Perché mi dà il mouse, invece non deve essere col mouse. Allora, vediamo come si fa. Oh, io ci provo così, eh. Ma Palla sulla palla di Esposito, rigore. ma vatta a curare, va! Gli ha tirato una mozzarellina. Dobbiamo imparare le punizioni, assolutamente. Naby Keita. Possono prendere in contropiede la difesa. No, l'ha presa. Bravo Dominio di a calcio chiudere, difensivo del Roma. grandissimo. Grandissimo. Bianchi. Aspettalo, aspettalo, vai, scambiate, scambiate, Scambio sempre Roma. fluidi, 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 fluidi. Vai, vai. Fluidi, ha detto Mitrovic. il mister. Arida, ma però, Finalmente la mamma mia, situazione come la migliora. Roma, oh. Ma vagliela a Va a prendere questa prendere sulla palla. sinistra, attenzione. Guardalo. Scatta verso la porta. Meno male che il portiere Ribelle, c'è stavolta. Ribelle che salva la porta. Questa Eccolo, va. palla È il finirà grande in eroe. gol.
L'eroe dei due mondi. Levagli la palla. Ma però levagliela, ma mantienila. Levagliela, dai, portiere, non è fallo. Veloce. Dai, su Costa. Costa la deve portare perché tanto è attaccante. Un bello scatto Costa, Scambiala qui al laterale, vai. Però questo pareggio arriverà mai? Vai che buona, vai Casadei. Vai Casadei, crossala in mezzo di testa. Attenzione, ma guarda te. Se la cavano senza problemi. Dai, Moretti. Moretti, vai Appia. E piala sta palla. Mamma mia. A lungo. Borre. Provo a farla passare. Levati questa palla, Fiore. E ta, si è fatta passare sotto le gambe. Piegli questa palla e questo può fare rigore, può fare. Lo vedi? Senza problemi. Il suo intento non era quello di entrare in area di rigore. Farsi dare rigore. Dai, cerchiamo di fare qualcosa di buono. Forza, tagliela. Reggila. Mannaggia. Oh, questi tocca dargli una svegliata, Mica... Oh, gli abbiamo fatto palla, attenzione. Prova ad aprire verso il compagno. Mannaggia. Intercetta un buon pallone, attenzione. Pigliagliela. Pallone respinto, va ancora lì. Che è successo? Fuori gioco, è giusto. Doveva seguire la linea. È giusto. Immobile. Mancata la necessaria reattività. È giusto. Su Costa che non si è mosso per niente. Infatti è meglio che non si muove Costa. Moretti. Ma non riescano a difendere. È vero che non abbiamo adesso calciatori prontamente pronti, però. Dai, su Costa. Costa mi sembra buono. Vai. Sti passaggi mosci. Formazione ospite scatenata nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca praticamente in una metà campo. Hanno preso il controllo del centrocampo. È vero. Stanno a giocare solo loro. Gioco per provare a fare un altro gol. Personalmente, guarda i passaggi qui. Un solo gol di vantaggio non offre grandi garanzie di successo. Mamma mia, meno male che ha tirato alle stelle. Finisce fuori. La potenza c'era, è mancata la precisione. Il primo tempo è andato male, Malissimo. Cala il sipario sul primo tempo al Bernabeu. Ma ora che ci penso, le impostazioni, no? Alternativo è giusto. Allora, questo secondo tempo, ragazzi, dobbiamo farla in un'altra maniera. Più decisivi, più attaccanti. Eccoli. Palla fuori, è nostra. Giocano proprio male, Mimmi. Assolutamente male. Dalla Costa, vai Costa, che sembra Sharawi. Nessuno in mezzo, dagliela! Andiamo! Chi ha segnato? E Costa. Costa è veramente forte, altro che. Ma dove va? Andersen, ha segnato lui? Mi sa di sì. Quando si dice usare bene la testa, Pier, ha avuto tutto lo spazio e il tempo. No, Jankovic, chi è stato? Vabbè, qualcuno è stato, chi è stato è stato. Naby Keita. Vai. Dagliela, ma prendila però pure, dopo che te la dà, dai, cioè pigliatela. Perché non te la sei presa? Te l'ha data. No! Ah, mannaggia la miseria, che sbaglio in difesa. Allora, voglio mettermi un pochettino qua io. Faccio un attimo così, ragazzi, un attimo. Anzi, no, devo fare così per forza.
Mi metto qua. E si ritorna in partita. Azione del gol Mamma mia. Ha saltato il proprio marcatore. Avevamo fatto il gol del pareggio e ritorniamo sulla terra. Moretti. Ok, palla nostra. Dai, almeno il pareggio lo dobbiamo fare. Scambiala, scambiala, scambiala. Ok. Bella l'imbucata c'era. Crossala. Ma mettecelo il piede, mannaggia a te. Vai. Oh, per un attimo ho pensato che la dava. Quelle che all'inizio sembravano soltanto voci di mercato, adesso sono Vai. realtà. Lele, c'è la firma, la notizia di Cambia. queste ore. È un ragazzo dalle indubbie qualità, ma soprattutto mi ha colpito la sicurezza. Andate. Se dà l'ascolto al mister e ai compagni, può solo migliorare. E tiraci! Ma guardate che cosa ha preso questo. Vai, Costa, che è tua. Che si esaurisce. C'è campo per la ripartenza. Si esaurisce qui il contropiede. Meno male. Ma io dico, ma questo è un assassino, eh. È fuori subito. Ha rotto le scatole, Stark. Mettiamo Kovacevic, va, vediamo che succede. Ma guarda che fallo che ha fatto. E aumenta anche le loro speranze di arrivare a in amichevole poi. Torneo, però amichevole. Moretti. Tiraci! Mannacciala! Ma guarda te, per poco. Che certe occasioni non capitano spesso. Ma come si fa a perdere? Vai. Aspetta. Aspetta il movimento. Dagliela. E tiriamoci. Andiamo col pareggio. E andiamo. Andersen. Mi sa che è lui, eh. O è quell'altro? Non abbiamo cambiato il giocatore. No, Jankovic sempre. Ancora una volta in parità. Vediamo che demo fa, eh. Guardalo, guardalo questo come è partito. Levagliela. Mannaggia, gliel'avevi arrivata. Levagliela, vai. Scambia di qua. No, arrivaci. Dai, Costa, Costa, cambia. Mannaggia, mannaggia. Vai, Kovacic, Civic, come ti chiami? No, non era fallo, arbitro, te lo sei inventato. Mettiamo Novak. Allora. Dai che possiamo anche andarla a vincere questa. Sarebbe la prima vittoria della Memè, eh. Levagliela. Però se te la fai... No, no, no. Mamma mia, il portiere come l'ha parata. Mettiamo Vitale, va in attacco. Grazie importante della bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. Via, 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 via sta palla, via. Portiamola qui con Kovacevic. Cerchiamo di superarlo. Vai. Cross e mezzo, calcio d'angolo, grande Kovacevic. Guarda quanto so bello. Sei bello, bevi molto altro. Sei bello. Allora mettiamola in mezzo, dai. Così. Dai, che buona! Mamma mia, cosa ha preso questo! No, pallonetto no. Vai. Vai! Mannaggia, un altro calcio d'angolo. Tecnico della squadra che si dispera. Potevano passare in vantaggio. Dai, dai, che ce la facciamo. No, pallonetto, così, vai. Vai, Costa. Pallone in mezzo. Di testa, niente. Si chiude in un nulla di fatto. Aspetta, aspetta e dagliela. Oh, che è successo? Ma perché fischi fallo? Stavo in attacco. Ah, perché gliel'ho fatto io il fallo. Ma pensa dell'arbitro. Che si è inventato, eh. Vai. Aspetta. Aspetta. Aspetta.
Dalla qui, tranquillo. Attaccala. Vai, cerchiamo di passare, però. No, 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 lei vai là. Bravissimo, Longo. Vai, Longo. Dalla di qua, dalla di qua. Dagliela. Crossala. Detesta, perché sei andato avanti? Chi te l'ha detto di fare quella cosa? Scambiala. Entra. Tira. E andiamo. E andiamo. 3-2, ragazzi. 3-2, chi ha segnato non mi interessa. Poi li conosceremo. Novak, il nuovo entrato. Dai, 3-2 va benissimo. 3-2 va di genio, no? Benissimo. Forza, forza. Vai, Costa, levagli sta palla a sto disgraziato. Vai, Novak. Non ci facciamo prendere dall'entusiasmo. Via sta palla. Scambiala. Arbitro, però era fallo, eh. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Dai Bianchi, dagliela. Entra e crossala. E andiamo. Mannaggia. Ma guarda te. Levagli sta palla, pure con fallo. Va bene così, senza falli, però qui abbiamo perso palla. Siamo all'88esimo. Cerchiamo di tenerla un pochettino di più questa palla. Andiamo sul calcio d'angolo, anzi no, crossala. No. No, tienila. Mannaggia a te, tienila. C'è un cambio dunque. Tienila però. L'hai scivolata, no, no, è stato un po' pretenzioso. Via, levagliela. E levagliela. Contrasto efficace. Oh, gliel'ha data, gliel'ha ridata. Via, sul portiere e giù, giù. No, 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 fagli fallo. No, non gli fa fallo. Meno male, abbiamo vinto la nostra partita di Mister Me. Dai, prima vittoria, grandissimi. Entrano soldi. È andata benissimo. Veramente è andata benissimo. Chi ha vinto? L'Udinese e l'Osasuna, ok. Allora, in questo torneo stiamo facendo bene. Allora, posta in arrivo. Mauro Esposito sta seguendo un programma di allenamento bilanciato, ma fin qui i risultati non si sono visti. Mauro Esposito, ok. Mauro Esposito, ma chi è Mauro Esposito? Ah, questo. Cazzo. Questo no, dovevamo farlo meglio. Dovevamo fare una specie di cosa così. Però anche per l'energia, perché non ne amo. Ah, però l'energia giustamente adesso. Specifico per le prestazioni, dai. Allora. Andiamo avanti. Quanti soldi abbiamo adesso? 39k, come prima. Non è cambiato nulla. Però se vinciamo il torneo... Partita, dai, calcio d'inizio contro il Bologna. Un pochettino la conosciamo. Allora, c'è Costa, Andersen, Moretti, che stanno male. Esposito anche. Personalizza, giochi... Allora, andiamo a giocare. Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero il momento della verità. Dobbiamo centillinarli. Cioè, magari il secondo tempo li facciamo uscire. Dobbiamo giocare un po' più calmi. Con la seconda maglia della Memme, quella bianca. Vediamo in questa trasferta che si può fare. Seconda partita della fase gironi. È importante non lasciare per strada, se si punta al passaggio. Dagliela. E andiamo. No, pensavo di aver fatto gol. Intanto fallo nostro su quello del Bologna. Ecco l'11 di partenza del Bologna. Dai, Longo. Longo, non fare il mancini. Sulle corsie per il Bologna. Mannaggia sta palla, quanto poteva essere brutta. Ecco gli 11 mandati in campo. Meno male. Rimessa dal fondo, dai.
occhio a questo giocatore capace di abbinare qualità e quantità. Jankovic ha fatto già due gol, E di diritto tra gli osservati speciali del match. Pierre viene da una doppietta e tutti si aspettano altri gol da lui oggi. Buono così, vai Longo. Scambia. Veloce, veloce. Vai, scambia veloce. Attendi, vai Andersen. Seguono della loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Buona qui, crossala in mezzo qualcuno. Che era palla fuori, forse no. Ok, levagliela, 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 levategliela. C'è la conclusione deviata, pallone ancora in mezzo. Ha segnato, se l'è trovata lì, mannaggia. Va bene, ma noi siamo squadra da reazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. Non ci importa niente, noi siamo capaci. Allora, fanno veramente la difesa un po' asserragliata, come avviene proprio in Serie A. Entra sul pallone. Qui quanto, come allarga. Levagliela Longo. Ma Longo non va, Ecco il passaggio. Guarda, questi tirano, il portiere non è dei migliori il nostro. Pronto per la battuta del calcio. Questa la soffriamo questa partita. Occhio al corner. Ma se la rimane metti così male, no, Ha sferato il palo. Mamma mia, la stiamo subendo parecchio questa partita. Potevano aumentare il vantaggio. Dai, ma guarda che fallo che ha fatto. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. Di testa. Ma guardala. Si rimane come prima. C'è pressing sul portatore di palla. De Silvestri. Freuler. Vialo, vai, 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 da solo. Da solo. Troppa poca cosa lucida. Oh, è infortunato. Posso raddullare. Dai, tira. Mannaggia. Ti stanno ammazzando tutti qui. Jankovic pure si è fatto male. Dobbiamo levarlo. Gestione della cosa. Vediamo. Jankovic si è fatto male. Jankovic con chi per un momento? Kovacevic era entrato bene. Ma c'è anche Novak, Io metterei Novak. Mannaggia Kovacevic che si è fatto male. Non ci voleva. Ha spazio davanti a sé. Levagliela questa palla però. Occhio al tentativo, c'è pressing. Ma guarda questi come si smarcano. La posizione era super. Jankovic è dovuto andare via. Mandano in campo forze fresche. Allora vai, scambiala. Vai, tienila e vai. Aspettalo. Vai. Vai Costa. E mannaggia lo scavetto quando era uscito. Costa. Potrebbe essere buona, invece no. E tiraci. Mamma mia che bomba gli abbiamo tirato, però che ha preso. Ma qui ce la facciamo proprio noi, Possibilità per il contropiede. Ok, bene dietro, bene dietro. Allarga di qua. Di qua dovevi allargare, mannaggia a te. Dagliela. Pigliala. E non la prende. Finisce così. La Novak non dobbiamo far correre perché lo vedo un po' pippante. Vai, vai. Scambiala sulla fascia. Vai. Punta la porta. Se l'è persa. Se l'è persa perché Costa non ha fatto il taglio in mezzo. Guarda qua. L'ha fatto. Mannaggia la miseria. 2-0 sotto. 2-0 sotto non ci voleva.
reti a zero. Bianchi. Buono il recupero del... Però non è detta l'ultima. Guarda qua i falli. Guarda il fallo che ha fatto. Buono il recupero. Vabbè, però. Stisce palla alla ricerca del... vabbè, vabbè, 3-0, che brutta cosa contro il Bologna. Zirkzee ci sta facendo veramente male. Sono demotivati, li vedo proprio che non corrono più. Bianchi. Cerchiamo quantomeno di provarci, no? Basterebbe un tiro per il buono, un gol per riaprire la partita. Ma questi non sono capaci. Fischio dell'arbitro che segna un calcio di punizione. Esposito Kovacevic, dai. Falso ingresso in campo dalla panchina. Sono veramente troppo stanchi anche. E tiraci, ma guarda la miseria. Cioè Costa alla fine sta facendo ottimo, però l'uno contro uno aveva tutto da perdere. Ma come ne è uscito alla grandissima? Corner battuto in mezzo. Vabbè. Cerca il pallone profondo. Dai! Palla troppo sul portiere che può controllare. Questa è una partita brutta, è diventata. Ci sarà un minuto di recupero. Occhio a questo lancio. Tocco intelligente. E tiraci! Ma guarda la miseria. Tiraci e andiamo, Costa! Dai, dai, che la riapriamo nel secondo tempo. La possiamo riaprire. Dai, è importante quel gol per il morale. Allora, gestione squadra. Siamo tutti mezzi malati. Casadei potrebbe fare qui, non credo. Bianchi non gli fa più. Ma credo che non possiamo metterlo. Chi ci mettiamo? Bianchi, dobbiamo mettere Vitale, per forza. Non abbiamo centrocampisti, dobbiamo mettere Vitale, Andersen. Magari possiamo in realtà mettere due attaccanti. Allora, moduli. Devo mettere due attaccanti per forza. La mettiamo così, vediamo che succede. Alla gestione delle cose. Kovacevic qui, Costa. No, non posso giocarla così. Devo giocare comunque con attaccanti sinistri. Come la inventiamo mo? Allora, no, non era questo quello attuale. Mannaggia, ho perso anche il mio modulo. Che era un 4-4-3. Sembra che era questo, il 4-3-3 offensivo. Eh sì, era questo qui. No, in realtà no. Non era nemmeno questo. Allora, erano con tutti gli attaccanti. Allora, moduli consigliati. 4-1-4-1. C'erano anche gli esterni. Non riesco a ritrovare il mio modulo. Perché? Vabbè, mettiamo 4-3-3. Poi dopo vediamo. Dobbiamo soffrirla adesso. Comincia il secondo tempo qui al Santiago Bernabéu. Allora, dai, dai, dai.
Dobbiamo fare due gol, che è impossibile fare due gol, però. Attenzione al movimento dei compagni. Dagliela, dagliela. E dai, e dai, e dai che l'abbiamo ripresa sta partita. Via la palla. Dai, dai che l'abbiamo rimontata. Forse. Fare questo gol è stato veramente geniale farlo adesso. Vai. Tienila. Su Costa. Su di lui. Aspetta. Allarga. Kovacic, come ti chiami? Tiraci anche. Dalla e mezzo. Di testa. Tiraci. Andiamo. 3-3. E andiamo. Un miracolo, ragazzi, un miracolo. 3-3 eravamo perduti. Eravamo perduti. Abbiamo fatto due gol in due minuti, meno male. Meno male, vai. No, brutta qui. Lasciala, lasciala, vai. Mannaggia, gliela potevamo anche prendere. Si è trasferito all'Aston Villa. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente. Vai, levagliela. Bravo, bravo. Vai. C'è la possibilità del contropiede. Torna un pochino indietro, aspetta, pensiamola Andersen, pensiamola, allargala. Vai che possiamo andare sul 4-3. Vai che possiamo andare sul 4-3. Tiraci! E mamma mia che palo! Ma che palo abbiamo preso? Tentativo apprezzabile, meritava miglior sorte. La palla respinta dal palo. Vantaggio. Levagliela. Vai. Resta in bilico. No, troppo tagliata così. Vai, pigliagliela. Vai a prenne. Prendila, prendila, prendila. No, te la sei fatta lungo. Mettecene una pezza te. Via che non è fallo. Dagliela. Tienila, tienila. Buona così, buona così. Aspetta. Aspetta. Dalla. Vai. Tiraci. Oh, fallo sul del portiere. Era fallo quello. Calafiori. Si gioca per il vantaggio. Buona, buona, buona. Tanto l'arbitro un po' più fischia adesso. Su Costa che ha giocato, mamma mia, in una maniera impressionante Costa. Vai. Juric, Juric, Juric. Cross. Tiraci. Ma cosa fa? Cosa fa il pallonetto? Ha fatto il pallonetto. Perché il pallonetto? Era gol quello. Quello era gol. Freuler. Selemeckers. No. Parità assoluta. Cercano continuamente il tiki-taka. Via. Manovra che viene interrotta. Vai. Tienila, tienila perché è problematica qui. Tienila. Attenzione. Vai, che gliel'abbiamo data bene. Tienila, tienila. Dagliela, bravo. Forse è fuori gioco. No, non è fuori gioco. Se l'ha inventato quello del Bologna che era fuori gioco. Pigliala. Pigliala che questa moglie la ridà così. Pigliala. Pigliala. Vai Andersen. Vai Andersen. Tira Andersen, mamma mia che cosa ha preso. Non so, potevamo prendere il calcio d'angolo, no eh. Tiraci. Terminata la deviazione. Decisivo il portiere sul tentativo di prima. Ha impedito la palla di entrare con un intervento. No, potevamo tagliare per anticiparlo. Eh sì, parata sicuramente straordinaria. No, qui che sbaglio. Va in porta. Meno male che abbiamo chiuso. Intervento del difensore. Cambio tra le fila del mamma gol. Mia. Chiudila, chiudila.
Via. Via. Alzano il pressing. Vai. Ok, tienla, tienla. Moretti. Tienila. Dalla a Costa che lui sa cosa fare. Dalla così, buona. Lo so che abbiamo una possibilità. Ma ce l'ha levata la possibilità, mannaggia a lui. Moretti. No, troppo. Vai. Arripiala. Dai. Dagliela, tiraci. Ma guarda la miseria. Oh! Ma no. A recuperare bene. Selemakers. Orsolini. Levagliela sta palla però. Fiore. Fiore, vedi quello che può fare. No, gliela ridata. Gliela ridata. Come si fa a perdere una partita così? Mannaggia la miseria. Dai, facciamo il pareggio. Non ce lo meritiamo. Moretti. Stavamo giocando in un modo divino. Provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. E dalla. Mannaggia la miseria. Vai. Però qui la palla dalla meglio. Non ce la fanno più. Due minuti da giocare. Forse sì, forse sì, forse è qui, dai. Però. Vai. Vai. Hanno l'occasione, attenzione. E tiraci. Ma guarda la miseria. Quel gol fallito su pallonetto è stato determinante. Corner in aria. Vabbè. Buttala in aria. Vabbè, però. Era mano, non era mano. Ha fischiato. Mannaggia, abbiamo perso così che non ci voleva. Una vittoria e una perdita su un pareggio e potevamo vincere. Ah, c'è anche la posta in arrivo. Che dice? Considera di modificare il programma. Ormai siamo andati avanti. Perché non dobbiamo recuperare energia assolutamente. Non è equilibrato per Esposito. Questa non c'ha più energia. Allora, specifico per l'energia, Andersen anche. E Jankovic anche. Allora, dobbiamo fare dei cambi però. Perché Costa non ce la può fare tutte queste partite. Ok. Si ricordi di usare i cambi? C'ha ragione. Allora, la rosa. Vediamo chi è stanco. Costa, assolutamente. Mettiamo Kovacevic. Esposito, Villa. Bianchi, non abbiamo. Centrocampista, effettivamente. Andersen, Vitale. Non abbiamo il centrocampista. Forse lo dovremmo comprare. Allora, Rizzo va bene qui, però un centrocampista serve come il pane alla nostra squadra. Però possiamo mettere Guerra. Non è il massimo, però dai. Allora, Fiore mettiamo Traoré e quest'altro mettiamo Raio. Mentre Angelo possiamo mettere Moretti. Vabbè, ma Angelo non deve riprendersi. Allora, principale partita contro l'Osasuna. Qua ce la dobbiamo giocare a tattica. Vediamo che se può fa. Si preannuncia una gara dagli elevati contenuti tecnico-tattici. Squadra a casa. Immagini che giungono in diretta da Valencia. Clima fantastico, come sempre, quello di Mestalla. Ben ritrovati, amici di EA Sports. Piove anche, quindi o è terreno bagnato o piove, ma mi sa che piove. Questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. Match che promette di tenerci incollati. Prendila. Già cominciamo male, L'udice di partenza ha scelto la tecnico per questa sfida.
Vai, vai. Diamo un'occhiata alle scelte iniziali del tecnico per questa sfida. Giochiamo tranquilli. Provano a farsi avanti. Buona. Tiracela. Mamma mia, un pochino più forte però, Vitale. Moi Gomez. José Arnaiz. Pigliala, pigliala. Non è fallo, non è fallo. Vai. Dai, Guerra. Bravo, Guerra. È atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. Vedremo se sarà all'altezza. Vai. I due gol messi. Vai, Jankovic. Lo indicano ovviamente come il pericolo numero uno per la difesa di oggi. E dalla così. Ma guarda! Kovacevic gli ha tirato addosso. Ruben Peña. Palla per Moncaiola. Guarda come è passata sta palla. Intercetta bene il passaggio. Vai, Guerra. No, Casadei è. Casadei combatte, Piccoletto, ma combatte. Moncaiola. Punta l'area. Guardalo, guardalo, guardalo. Juric. Bravo, bravo. Dai, Jankovic. Gestiamola qua. Guerra. Mannaggia, Guerra. Dalla così, vai. Vitale. Allarga, Guerra. Rizzo. Dalla. Reggio che regge, provano con il tiki taka ad aprirsi un varco. Buona. L'arbitro ferma. No, è fuori gioco di pochissimo sarà stato. Non ce lo farà mai. Proprio un tantino. Vabbè, no, tanto, 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 dai. Vai. Moi Gomez. Levagliela. Vai, Vitale. Vai, Vitale. Vai, Vitale. Dalla e mezzo, Vitale. Vitale, dalla prima, Vitale. Moi Gomez. Dobbiamo cercare di farli vincere questa partita. Me. Lo so, Gustavo, lo so. Dai, Vitale. Gioco di gambe, Vitale. Bravo a allargare, Vitale. Dalla e mezzo così, tira. Ma non c'è il portiere col piedaccio. Avilla. Ma piede la palla, però. Guerra. Dagli, Guerra. Tu vai in guerra, proprio. Vai, mannaggia la miseria, oh. Levagliela, levagliela. Palla per Moncaiola. Dai che gliela leviamo qui. Stiamo facendo un ottimo pressing. Moncaiola. Buono, 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 buono. Gli stiamo mettendo paura, almeno è quello che spero. Moncaiola. Vai. Perdono palla. Vitale, tiella un attimino sta palla. Ok, bravo. Vai. Se scattavate prima. Andiamo! E di testa! Ma come hai fatto a non far gol lì? Spazzano via il pallone. Ah, Vita! Vitale, tira però! Vitale, gli manca la potenza fisica proprio. Va con il possesso palla. Intercetta bene. Il portiere, buona. Però mica tanto così. Supera l'avversario molto bene. Levagliela. Sto portiere mi mette un'apprensione ogni volta. La mette in area. Portiere. Questa girata. Dai, dalla, dalla. Teniamola. Bravo a tenerla. Su Vitale, vai Vitale. Fallo correre. Fallo correre. Correte. Può cantare la botta da lì, si scatta il pubblico. Vitale. Ma dagliela meglio, Vitale. Juric, mannaggia. Copri.
Questo tira, mo, meno male che ha tirato malissimo. E lo sa anche lui, il suo allenatore. Dagli palla a Vitale, dicevano. Buono. Attaccano a caccia di spazi. Ma qualcuno che vada in mezzo. Grande parata. Ma dai, gliel'ha tirata addosso praticamente. Casadei per Novak. No, no, ancora siamo al primo tempo. Allora, dalla così. Vediamo che si può fare. Si può fare tante cose. Questa girata di testa non l'ha presa benissimo. Palla larga. Non credo potesse fare di più in quelle condizioni. Mamma mia, per fare un gol qui. Cattiva gestione della palla. Casadei sta proprio male, come forma, però adesso dovrebbe recuperare. Levagliela. Bravo, però con sto tacchetto che l'ha rimesso in gioco. E l'abbiamo rimesso in gioco. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Il portiere, mannaggia a lui, oh. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Uscito, ma dai, ma non è uscito il portiere. Casadei per Novak, dai, perché non ce la fa Casadei. All'ultimo così proprio no, Non l'accetto. Ha fischiato l'arbitro. I primi 45 minuti. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio. Cerchiamo di pareggiarla subito e poi dopo vediamo quello che succede. Tanto non possiamo fare altrimenti. Dagliela. Il pubblico vorrebbe la conclusione. Tiraci, va bene, va bene. Hai fatto il tuo, Vitale, dai. Va bene, Djuric per Fiore. Va bene, lo stesso, dai. Corner in aria. Ma guarda che corner. Potenzialmente interessante. Hai intuito bene qui la situazione. Ma io dico la palla, no, ma direttamente sul fondo. Ma mettila in mezzo. La prima metà del match si sta muovendo bene in campo, sembra essere davvero. Guarda Catena. Ha più di un motivo per sorridere. Il risultato, ovviamente, ma anche il gol giunto poco prima dell'intervallo che ha permesso alla sua squadra. Dai, mettiamo un po' offensivo. Buona. Tenta di bucare. Buona. Mannaggia, come ci ha preso quella palla. Palla spazzata via. Dai, 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 che ci siamo. Si può essere soddisfatto per l'esito positivo della trattativa. È arrivato il gioco. Occhio qui. E tiraci. Ma come hai fatto a mangiarti sto gol? Ma come hai fatto a mangiarti sto gol? Vorrei proprio capirlo come ha fatto a mangiarsi quel gol. Caiola. Levagli questa palla. Non lo chiude nessuno. No, però no, ragazzi. Ottima parata del portiere. Vitale. Vitale che per miracolo l'ha presa, vai. Filtrate, può nascere qualcosa. Intervento provvidenziale, recupera palla. Lascia queste palle. Recupera bene questo pallone. Diegli era questa palla. Ripartiamo. Vitale. Vai. Vai. Dalla e mezzo e tiraci, andiamo. Pareggio. Ragazzi, pareggio. Wow. E adesso facciamo il 2 perché a noi ci serve la vittoria. 1-1. Moncaiola. No, via via. Vai. Troppa così, ma se riusciamo a passare, dai che siamo riusciti a passare, vai Novak. Vai Novak.
Vai Novak in mezzo, qualcuno tiraci! No! Che palo! Ma com'è possibile un palo del genere? Vai, prendiglielo lo spazio! Crossala! Di testa! E andiamo! E andiamo col 2-1 di Novak! Wow! Levagliela, levategliela. No, io non ci credo. Io non voglio crederci. Portiere. Meno male che ha tirato fuori. Meno male, meno male. Dai, cambiamo, cambiamo. Vitale per Andresen. Andresen, là come ti chiami? Potrebbe essere buona come concetto. Guerra. Dai, guerra. Rizzo. Loro si sono messi un pochino meglio di prima in campo. Moi Gomez. Non è solo. Chiudiamogli tutti gli spazi, ragazzi. Lascia partire il tiro. Buona così. Di testa. Qui buono il recupero. Levagliela, levagliela. Ma levagliela! Mamma mia, quasi fallo gli stiamo facendo. Davvero, se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. Si affidano a forze fresche. Cerchiamo di tenerla questa palla il più possibile. Facciamo un po' di possesso palla se vogliamo, Protegge bene il pallone. No. Grande tempestività di questo intervento. Hanno la possibilità della ripartenza. Ruben Peña. Mannaggia qui, mannaggia qui come la vedo male. No! Grande portiere. Meno male, dai, calcio d'angolo non è proprio stiamo soffrendo. Cross verso il centro di testa via. Di testa via. Portiere, mannaggia a voi. Ancora un'occasione della bandierina. Via sta palla. Via sta palla. Via sta palla. Via, ma dai, ma come si fa? Come si fa a farsi superare così all'ultimo? Un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Guarda se si muovono adesso. Parità, le due squadre a caccia del lampo vincente. Vai. Dai, mannaggia, ma dagliela meglio. Dalla. Vai Rizzo, vai Rizzo, vai Rizzo, vai Rizzo. In mezzo, tiraci, tiraci. E andiamo. E andiamo 3-2. E andiamo 3-2. Dai ragazzi, e siamo una forza. 3-2. Un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Manco io ci credevo. Recuperano palla. Ma quale fa? Dai, ma l'arbitro si inventa cose però, Assolutamente, assolutamente. Portiere Diella, giù, buttate per terra, stai male. Diamola qua. Bravo, bravo, hai fatto la cosa migliore che potevi fare. E andiamoci a vincere questa partita. Della squadra ospite. E andiamo. Subito che non era la loro miglior giornata. Ok, andiamo a far riposare i giocatori però adesso. Allora. Schemi no. Programma allenamento, li devo far riprendere. Allora, la forma fisica per Kovacevic, sicuramente.
Neanche la lucidità. La per prestazioni. Così. Jankovic sta male, eh. Specifico per energia, però per prestazioni anche. Alla Villa, per energia, lucidità. Vediamo se è così, perché non lo sto capendo tanto questo fattore. Alla Casadei, aumentiamo un pochettino anche lui. Juric, vabbè, Angelo sì, potrebbe migliorare, ma la vedo proprio male. Andresen, specifico per l'energia? No, io direi sì, per l'energia che deve recuperare, però adesso recupererà. Costa, facciamo così. Fiore per l'energia, credo. Ok, avanziamo. Resoconto mensile della squadra della primavera. Allora, vediamo quanto sono aumentati. 51, Vidal è sempre rimasto quello e salì, però mi sembra che è salito, no? Stanno più o meno così. Allora, la tua prestazione in Coppa. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale del torneo perché quella partita che abbiamo pareggiato, perso lì col Bologna, mannaggia. Che non mi fare. Allora, posta in arrivo, che dice? Ha raggiunto il massimo della lucidità. Ok. Quindi è ora di metterli. Va bene così. Peccato per il torneo, peccato. Offerta di trasferimento per Juric. Ma manco per niente. Poi rimango con niente? Eh no. Te la rifiuto proprio, amico bello. Allora, però dalla primavera, che noi ce l'abbiamo il vivaio. Allora, abbiamo un portiere, Salì e attaccante. E noi ci serve un centrocampista. Almeno un centrocampista da comprare, ma non abbiamo così tanti soldi. Vediamo, cerca calciatore. Allora, noi vogliamo un centrocampista centrale che sia in svincolati. E che abbia un'età bassa per farlo crescere, diciamo dai 16 ai 19. Avvia ricerca. Oh, c'è questo Prontis. Però vediamo se riesco a fare una ricerca un po' più amplificata con 20. Ok. Allora, Kata. Dobbiamo per forza. Oddio, questo non è male, eh. Però vediamo se si può fare. Vediamo allora anche un 25enne, questi cosi così. Tarek, comunque un giocatore ufficiale. Anche quegli altri in realtà. Seguiamoli tutti questi. Poi vediamo che succede. Però Kata è quello che mi impressiona di più. A questo punto andiamoci a prendere anche i difensori. Ci sono. Angulo Slai. Che non è male. Però possiamo andare a vedere anche degli attaccanti a questo punto. Vediamo. Ma ci sono con la clausola rescissoria. Buoni.
Ce ne sono. Bugari qua che fa? Ma Bugari è forte questo. Perché non possiamo andarlo a prendere 24 anni? Anche questo. Certo, non possiamo offrirgli chissà che cosa, però. Anche Cesar Huerta qui è forte. All'attaccanti, portiere, vedrei, ma. Sessantacinque, però. Ok, dai, va bene così. Vediamo poi il resoconto cosa ci dice. Allora, offerta per Moretti? Ma manco un'Aida io te li do Moretti. Sì, un esterno centrocampista. Mai nella vita un milione. Rifiuta. Chat giocatore. Sto attraversando un buon periodo di forma. Costa. Ultimamente mi sento bene, quindi spero che mi manderà. Sì, assolutamente sì. Longo. Sì. Te la do la possibilità, è come se te la do, infatti devo cambiare la rosa. Allora, Costa, Fiore, Longo, Traoré va bene così. Guerra, ci mettiamo Esposito e dei qua Bianchi. Casadei per Moretti e Jankovic, resta lui. Andrezen deve rientrare. Rizzo, mettiamo Kovacevic. Sì, ci mettiamo questo. Juric, lo facciamo crescere un pochettino tra ore. Però no, è meglio fare così. Allora, l'abbiamo messi. Ora, la partita. E vediamo col Cittadella. Ah, col Cittadella è già Serie B? Ma già il campionato? Mi sa di sì, che già inizia il campionato. Calcio d'inizio, forza. Che vedo da Serie B. Inizia qui il loro campionato. Primi tre Eh punti sì, per il è iniziato il Lodigiano campionato. Calcio. Adesso dobbiamo fare veramente bene. Giochiamo fuori casa con il Cittadella, dai, che la Serie A è la nostra Se volete portata. sapere come finirà, beh, rimanete con noi. Immagini in diretta che testimoniano lo spettacolo Dobbiamo tecnico giocare di questa veramente, sera veramente e una notte bene. che potrebbe regalare il sorriso a una parte del pubblico. Piero Gipardo vi dà il benvenuto sulle frequenze di eSports. Un saluto ovviamente anche a Lele Dani. È il primo giorno di scuola per la serie BKT, pronta anche quest'anno a regalarci grandi sfide a caccia di un posto nella massima serie. Match che promette gol e spettacolo. Vai, Occhio vai, vai. al tiro, deviazione provvidenziale. Vai. Con l'aiuto della Cominciamo a grafica ovviamente giocare che rischia di tranquilli poter e far pista al comodi. Cittadella. Tranquilli e comodi. Questa è una delle specie Ragionando della anche squadra sui ospite, lo vediamo. passaggi, così. Eccola. Può cacciare in porta da qui, Eccoci. calcio d'angolo qui Però per potevi tirare Cittadella. meglio. Uno contro uno, ha fermato Però l'attaccante. dai, 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 ci siamo. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelli. Segna 1-0 per il portiere. Batte È lungo. buona! Che termina Mannaggia, lontanissimo la girata un dalla porta po' di Paolo maldestra, Ciniti. però va bene. È una delle Prendilo, stelle in prendi. campo Guarda quest'oggi, come se n'è andato. tenendo una media gol importante. Pierre ne ha fatti tre nelle ultime tre uscite. Oggi ha la possibilità di allungare la serie Bravo. positiva. Vai. Dagliela che è possibile. Fatto recuperare. Attenzione qui. Dagliela, Jankovic, buona su pallone Moretti. infiltrante. Dogliela! Si interrompe sul Ma più bello. guardate la miseria. Palla allontanata.
Era uscita la palla. Levala, levala, levala. Mandiamolo in fuorigioco. Aia, aia. Portiere. Un po' meglio però, un po' meglio si poteva fare. Finisce fuori. Si inserisce bene e recupera. Dai, ricademo, vince. Fallo, l'ha fischiato, l'ha fischiato. Appena fischiato il calcio di punizione. No, ma è giusto. È giusto quel fallo. Come si salta con la barriera? Prova il traversone sul palo lontano. Ma guarda te. Ma dai, ma il portiere proprio non l'ha bloccata. Il portiere serve. Non possiamo andare avanti con questo. Mannaggia la miseria però, questo portiere che non blocca una palla. Occhio all'avanzata. Jankovic. Buono il contrasto. Volevo passargliela là sull'inserimento. Tocca fare le cose fatte bene, Mimì, con calma e tranquillità. Che non la possiamo fare. Hai ragione, Gustavo, hai ragione, però... Si fanno vedere i compagni. Via gliela sta palla, però... Tornano in possesso. Ok, vai. Vai. Un ottimo lavoro difensivo. Cambiala. Portala avanti. Mannaggia la miseria, oh. E dagliela. Vai, pigliagliela. Recuperato senza problemi. La, mamma mia, la reazione di Andersen non c'è oggi, Andersen. Dai, Moretti, pigliagliela. Palla fermata benissimo dal difensore. Allarga, allarga. Vai, Andersen. Vai, Andersen. E tiragliela, andiamo, Andersen. Signor Andersen, bentornato. Come diceva quello di Matrix, l'agente Smith. La stavamo aspettando. Entra sulla palla, esaurisce l'azione. Dai, dagliela, Andersen. A ritagliela a Costa. Costa che si è inserito. Costa che si è inserito. Costa! Tiraci, andiamo, Costa! Se l'è ritrovata lì. 2-1, così, boom boom. Boom boom. Il punteggio adesso è di 2-1. Bravo a chiudere, bravo. Chi era, il lungo? Mi sa di sì. Ah. Recupera bene qui il pallone. Allargala di qua da Moretti. Vai, Moretti. Infila di Moretti. Dagliela. E mannaggia, manco no. Ah no, calcio d'angolo, ok. A caccia del gol della sicurezza. Batte lungo. No. Cos'è? Mano. È mano. È mano. È assolutamente mano. Non l'ho vista, devo essere sincero, vediamo. Oddio, ce l'ha attaccata al braccio, Qua proprio per essere. Allora la mira è la cosa. La mira. Oddio, come si fa qua? Starò facendo bene, boh. Sì, gol! Ma come si fanno le esultanze? Ah, così. Ok.
Dai, 3-1, ci sta. Ci sta tutta la vita, però facciamo... Vai, Costa. Vai, Costa, che facciamo il 4-1! 4-1! Vai, vai, che ce la siamo messa proprio in cassaforte. 4-1. Assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Però non cantiamo vittoria che poi ci rimaniamo male. Il tecnico ha parecchio di cui essere contento per Vai, bravo. Facciamogli il 5. Si è visto una sola squadra in campo finora. Tagliela, non è fuori gioco. No! La sensazione che il vantaggio possa farsi. Non era fuori gioco. In avanti proprio lo ma guarda un po' lo scarpino. Vedremo se nella ripresa decideranno di calare il ritmo o continueranno a premere. Vai. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Vai Kovacic, come ti chiami? Ah! Dagliela, vai, vai, di là e tiriamoci col 5-1. Andiamo, 5-1. Facciamo come la Roma e poi perdiamo 3-0, 4-1 noi. Si andrà avanti ancora per un minuto. Levagli questa palla. 5-1 il primo tempo, meno male. Allora, riprendi partita. Perché c'era Smalling sugli spalti? Primo pallone della ripresa. Possiamo giocarla anche più calma. Nel senso, non sprecare energie inutili. Che brutta palla persa. Prosegue l'avanzata. Bravo. Il tecnico può essere davvero soddisfatto. L'Arsenal ha reso noto di aver raggiunto l'accordo col giocatore che adesso firmerà per i Gunners. Bello. Bella questa palla, vai Costa. Ce l'hai in mezzo. E tiriamoci per il 6-1. Dai, 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 Esposito, bravo, centrocampista. Davvero clamorosa la distanza fra le due squadre. Poi io sto giocando a esperto, non è che stia giocando a dilettante. Copri, copri. Passaggio intercettato. No, Costa. L'unico sbaglio che hai fatto, Attenzione, finita. Risolve il problema. Bianchi. Dai, scambiatela, scambiatela. Gliela volevo dare, però era troppo marcato. Protegge bene il pallone. Costa. Buona questa, se passava era buonissima. E tiriamoci. Potevamo fare il 7-1, mannaggia. Esposito per Rizzo, dai, ci sta. Esposito per Rizzo. Voglio fare un pallonetto proprio in mezzo, così. Palla in area di rigore. Attento qui il portiere. Sventa il corner senza difficoltà. Ripartono in campo aperto. Vai, vai. Giocare interessante. Mannaggia, mannaggia. Levala, levala. Capisce tutto e riconquista palla.
Bravo, bravo, bella chiusura. Inutile. Pallone che è uscito. Oh, che è successo qua? Attenzione, non facciamoci prendere dalla foga che stiamo sul 5-1, sempre concentrazione comunque. Possono prendere il contropiede la difesa. Buono scambio, vai Kovacevic. Andiamo, e andiamo Kovacevic. 7-1, poraccio quel portiere, che dobbiamo fare? Abbiamo segnato. Rivediamo meglio. C'è il cambio, Jankovic per Novak. In questa occasione. A tu per tu col numero 1 per 7-1, non pensavo un esordio così, però c'è stato. Mamma mia, 7-1, che esordio in Serie B. Può salire lungo la fascia. Stiamo partendo proprio da 0-0, eh. Bianchi. Moretti. Vai, dagliela, dagliela. Può avanzare. Ridagliela, ridagliela. Attenzione, pericolo. Ale, 8-1. Mamma mia. Difesa che ci ha che disastro per la cittadella. Velocemente e hanno liberato l'uomo alla conclusione, è sembrato persino. Ma la difficoltà veramente è postazione di gioco, voglio vedere perché non non so dove vederla, però io sono sicuro che è no, troppo che è esperto, non è ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. A basso, insomma. Ottimo, qui l'allungo sulla magari pezzetta. Andremo a vederlo. Torna in possesso, buono il lavoro difensivo. Moretti. Fiore. Kovacevic. Alza la traiettoria. Bella apertura per Moretti. Sul fronte opposto. Novak ha bisogno di gol, Novak. Può far male da lì. E dai, va. E dai, anche Novak a gol. Mi sembra alquanto strano tutti questi gol. 9-1, incredibile. Ma io voglio vedere la difficoltà perché se no c'è qualcosa che non va, eh. Allora, impostazione. Configurazione personalizzata. Non mi sembra di avere difesa. Questi sono tutti i parametri che non c'entrano nulla. Probabilmente lo dovremmo andare a vedere dopo. Ma 9-1 è devastante. Si sono messe bene per loro. 600 secondi da giocare ancora. Io direi da tirare proprio i remi in barca e riposarsi. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. No, l'abbiamo buttata fuori. Però lì era mezzo fallo, eh. Vario è ampio per pensare a un ribaltone. Risultato meritato per quanto si è visto in campo, Pier, almeno secondo me, eh? Hanno preso il comando delle operazioni e non l'hanno più mollato, impartendo agli avversari una vera e propria lezione di calcio. I loro tifosi presenti allo stadio potranno tornare a casa felici. Ah, Costa si è incartato, però non fa niente. Dopo 9-1 che gli vuoi dire a questi calciatori? Non gli puoi dire nulla assolutamente. Però qua in questo finale. Questo replay del gol da apprezzare la coordinazione. Questi li paghi dopo poi. La palla. Non può far niente il portiere qui. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Portiere scandaloso il mio. Bianchi.
Costa. Vai, cambiala, cambiala. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria. Vai. E vai, Costa. Centra il bersaglio. 10-2. Che vergogna. Ha fatto anche la tripletta, Costa. Che davvero sembra assistere un incontro fra squadre di categorie diverse. Porta palla. È finita qui, l'arbitro fischia. Io devo vedere la difficoltà, perché se è esperto io la lascio esperto. Intervista post partita. Ah, c'è anche questo? Oh, eccomi qua. Non è nulla. Quanto è felice per la sua prima vittoria da tecnico della squadra Memme. Quanto sono felice. I ragazzi hanno dato il 100%, per forza. Hanno dato il 100% ed è quello che mi aspettavo dai miei giocatori. Hanno dimostrato di essere grandi professionisti. Ok. Novak ha sorpreso tutti durante il precampionato e sembra in grado di giocare agli stessi livelli che non ho letto. Il meglio deve ancora venire. Alla mentalità del vincente. Novak sì, è un giocatore sporadico, Però andiamoci piano. Infatti il morale gli aumenta. È appena iniziata, è presto per dare giudizi. Vuole sapere se gli dirò... Vabbè. Non capita tutti i giorni di segnare una tripletta. Come giudica la prestazione di Costa? Costa è forte. Prestazione superlativa. Ciao Petzil, ciao. Benvenuto. Grazie di essere entrato. Prestazione superlativa, Costa. Costa ha fatto la tripletta. Costa era in stato di grazia, dai. Così aumenta anche il morale di Costa. Poi altre domande per me? Impressioni a caldo, mister. Ok, ciao e arrivederci. Televisione. Allora, posta in arrivo, vediamo che cosa è successo. Le consiglio di rivedere il programma di allenamento. Assolutamente. La telecronaca in italiano, a me me l'ha data in automatico. La metti... O devi selezionare la lingua, oppure, non so, hai una scheda audio? Ti dico questo perché io ho avuto dei problemi con le schede audio di Sound Blaster. Però se non hai la scheda audio non ti dico, insomma. Però sull'italiano. Metti sull'italiano, poi ci dovrebbe essere una... Ah, da PlayStation, ok. Da PlayStation metti in italiano e poi ci dovrebbe essere un menu dove dice telecronaca sì, telecronaca no. Penso che sia così. A me su PC, io sono su PC, la data in automatico. Penso che così puoi risolvere, insomma. Prova a vedere, magari. Perché io non ho la PlayStation 5, però so che comunque la telecronaca va lì. Metto in italiano, ma in partita mi continua a darla in inglese. E allora devi scegliere la lingua. Nelle opzioni devi mettere lingua e telecronaca, e dovrebbe essere... Perché io vengo dai Football 2024, però in FIFA dovrebbe essere... I nomi, che dovrebbe essere con Adani, insomma, Adani e quell'altro, e Luigi Pardo dovrebbe essere, però c'è l'impostazione, assolutamente. Prova, magari risolviamo insieme, tanto puoi sempre domandarmi, non c'è problema. Allora, Costa, gli facciamo... Anzi, te la vado proprio a cercare. Ah no, però non posso cercartela, mannaggia, perché sennò ho lo Stream Deck sul cellulare, mannaggia, perché se esco poi dopo mi dà problemi. Comunque lì, prova a vedere dalle impostazioni. Allora, specifico per coso. Vabbè, proviamo la lucidità. Però, ok, così. Longo, invece...
Mettiamo così. Esposito, ok. Kovacevic, vabbè, Kovacevic sta bene anche così, eh. Come allenamento. Gli altri, Vitale. No, Vitale sta bene. Arauco. Arauco sta bene, perché me lo dà così? Ah, lucidità questo. Eh no, mettiamolo tutto alto. Oman, mamma mia, sta proprio giù Oman. Beck, tutti giù stanno. Allora, questi vanno anche bene, però mettiamogli un po' di prestazione in più. Lombardi, Lombardi, vabbè, l'abbiamo fatto. Moretti, tutto sulle prestazioni. D'Angelo, mamma mia, quanto va male sto calciatore, sto portiere. Chat e giocatore. Ehi, mister, la ringrazio per avermi dato ascolto e avermi mandato in campo ora che sono in forma. Ma che gli vuoi dire, che gli vuoi dire? Resta con i piedi per terra. No, però prestazione autorevole. Ho fatto la tripletta, dai. Longo, Longo, ottimo lavoro, dai. Ottimo lavoro. Volevo vedere un attimino la... Intanto voglio salvare la partita. E come si fa qui a salvare la partita? Salva partita. Allora. Impostazioni, voglio vedere la difficoltà. È esperto, ho fatto 9 gol. Ma com'è possibile sta cosa? Metto campione. Lasciamo esperto. Allora, poi fammi sapere, Petzil, se ci sei riuscito, eh? Magari se stai ancora in linea. Comunque iscriviti, eh? Sto anche su YouTube. Allora, interessata a chi? A Mattia Longo, sì, perché te lo do io, Mattia Longo. Ma per piacere. Almeno mi devi dare 5 milioni per Longo, per come sta giocando. No, 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 rifiuto assolutamente. Allora, gli osservatori ancora non mi hanno fatto sapere nulla degli altri giocatori. Ultimo coso. Vediamo, perché non mi ha fatto il resoconto? Allora, no, io voglio su quelli che ho nel lab del mercato. Ancora non me li dà. Allora, valore 725.000, non è male questo da prendere. Ah, però se lo so pre... No, se lo so preso, Kata. Ma dai, si sono presi Kata. Chi è rimasto? Prontris? Ma perché se lo so presi? Lo volevo io questo. Allora, vediamo allora di... Ah, 62. Questo era forte, era, mannaggia. Allora, vediamo un pochettino. Tarek. Tarek non mi piace. Però, come centrocampista... Allora, Huerta, me piace Huerta, però di là ho quell'altro. Csobot, 23 anni, attaccante destro. Li ho gli attaccanti, mannaggia. Tarek, invece... Allora, questo 69, Vrontris non è proprio buono, però 18 anni. Ci si può anche provare, eh. Comunque il centrocampista mi serve. Vediamo, vediamo quanto chiede. Ok. Ah, l'agente donna. Fantastico. Adesso proprio è difficile contrattare, perché giustamente... Allora, vuole essere una promessa. Ma sì, 18 anni. C'è parecchia concorrenza per un posto in squadra, ma prometto di... Dai, dai, ce ne possiamo dare. 5 anni, sì. Proponi clausola rescissoria.
Io gliela darei la clausola rescissoria, però. No, ignora clausola rescissoria. Lo stipendio. Lui vuole 850, ma io gli do. Non posso dare. Ah, budget per settimana. Allora, 850. Vediamo se con 700 me la cavo. Che vuol dire così? Allora, budget a settimana. Lo stipendio 6.000. Ma no. No, che 6.000? Ma che siamo impazziti 6.000? Ma perché? Anzi, visto che ci siamo, facciamo un 650. Ok. Avanza l'offerta, vediamo che dice. Ok, l'accettata, forse pure troppo, eh. L'abbiamo pagata forse pure troppo. Però un diciottenne. L'abbiamo fatta arrivare in squadra, eh? Benvenuto, signor calciatore da 18 anni. Oh, ciao, t'ho acquistato io, sa? Resta lì, eh? Ciao, mi. Già si sta allenando. Che belle però queste interazioni così. Pronti, se nuovo acquisto della Meme Company. Bella maglietta, è questa qua. Allora, e l'abbiamo preso. Stiglianov Prontis. Valutazione A, gli hanno dato? Ottimo affare, vedi? Vedi? Vedi che ci capisco. Ok, buono, buono. Questo crescerà e diventerà forte. Però io questo volevo Kata. Kata era forte veramente. E visto che ci siamo. Perché visto che ci siamo. L'andiamo a prendere Huerta e Chosbot qui. O anche il portiere. Andiamo ai portieri. Va, cerca giocatori. Vai. Il portiere là non mi è piaciuto per niente. Allora, vediamo. 61-65. C'era uno forte qui. Probabilmente non è più svincolato. Ok, questi non sono tanto forti. Però, magari uno un po' più anziano, sui 27, che poi uno si può rivendere. Malagon. Oh, piazzamento, però la presa fa schifo. Ci vuole uno tosto qui. Zaccaria ne è buono. Questo non è capace. Tocca tenesse quel portiere lì. Allora, un difensore centrale. Nel caso mi facciano le offerte. Salazai. Serpeverde. Non è proprio forte, 23enne, centrocampista, mi piacerebbe un altro, anzi un esterno sinistro mi servirebbe. Vediamo. Herrera. Oh, però Herrera. Tiro, passaggio 61, però può migliorare Herrera. Aggiungi all'hub, vediamo. Mentre esterno destro, Abdurisag, mamma mia. Però, no, vabbè, non è tanto forte. Questo sembra Alvarado, Roberto Alvarado, secondo me è buono. Però è un 24enne. Oh, Solbakken? No, non ci credo. Ola Solbakken, prendiamoci Ola Solbakken dalla Roma.
Cioè, l'hanno già mandato via questo. E dai, va, aggiungi, prendiamoci questo, vediamo quanto possiamo pagarlo, se possiamo prenderlo poi. Centrocampista abbiamo fatto. Servirebbe anche un attaccante buono là davanti che sia forte, forte, forte. Ali c'ha 27 anni. No, 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 Ali, resti lì. Vediamo, vediamo. Un centrocampista che sia un... No, va bene. Difensore, sempre centrale. Angulo, Gederson, Swailil, Samak, Zalazai. E Zalazai a me mi interessa. Però vediamo quest'altro. Questo è un po' più forte, però 25enne. E poi li devo comunque rivendere. Salman. Però a me serviva il centrocampista e il centrocampista sono andato a prendere. Però ho la Solbakken. Ala Memè potrebbe fare tante belle cose. Vediamo, vediamo che si può fare. Allora, è cruciale sì. Beh, esterno destro cruciale, assolutamente. Ma tutti i procuratori donne hanno. Un anno. Come un anno? Almeno due. Ok, 2 anni. La clausola rescissoria. Noi non te la do la clausola rescissoria. Stipendio 7.900, mannaggia. Non posso fargli controfferta. Allora, rimuovi bonus. Modifica stipendio. Non te posso dare tutti questi soldi. Ma non esiste mai nella vita. Infatti sapevo che con Solbakken sarebbe stata difficile. Stipendio. Io questi te posso dare, amica mia. Vediamo, posso darti 6.000. Proprio arrivare proprio al massimo. Avanza offerta, vediamo. Non ti posso dare. Non ti posso dare tutti questi soldi. Perché vuoi il bonus di ingaggio? Che ti do il bonus di ingaggio? Dai, te posso dare proprio 30.000. Proprio per essere buoni, perché ho la Solbakken. Comunque, anche se fa un po' schifino alla Roma, ha fatto. Però, io te posso dare questo. Se no, te canto una canzone. Eh no, non ti posso dare tutti questi soldi. Non ha capito ancora. Passiamo a 36.000. È la nostra ultima offerta. Dai, Mister Me, prendilo. Niente, non ci siamo riusciti. Ci riproviamo fino all'ultimo. Tutto su Solbakken, via. Vuole riflettere. Che vuole riflettere? Sarà difficile. Allora, Kata se lo so presi. Però chi avevo messo io, Huerta. Allora, questo può fare sia attaccante sinistro che esterno sinistro. E anche... Allora, Huerta l'andiamo a prendere. Però questo può fare tutte e due le fasi. Però Huerta... Secondo me Huerta è forte. Ma pure c'ho sbotte 85 c'ha, di velocità. E può fare tutte e due le cose. Però già ce li abbiamo. C'ho sbotte è forte. Elevazione, resistenza. Proviamo Huerta, dai. Huerta mi dà più, non so, più affidamento, perché questa accelerazione, vabbè, è un mostro. Agilità, equilibrio, resistenza, elevazione, posizione d'attacco, però. Lascia un po' a desiderare.
Mentre questo comunque controllo palla. Dai, Huerta, Huerta, proviamoci. Valore 700.000. Che c'ha? Pure lui il procuratore donna? C'ha pure lui il procuratore... Ma... Vabbè. Non lo so, dovrei andare a indagare. Allora... Turnover? Non ci siamo. Vuole essere cruciale, giustamente. Importante? No, vuole essere proprio cruciale. Mettiamolo cruciale. Allora, no. Vogliamo 5 anni noi. Ma solo un anno. Due? Ok, 2 anni va bene. Accetta. Lo stipendio. Allora, lui dice 8.900. Non gli possiamo dare 8.900, però possiamo dargli budget di trasferimento un bel 5.000. Niente, questi vanno un sacco di soldi. Come facciamo? Cioè, vuole tutto lei, tutta la commissione lei vuole. La rovina dei procuratori. Proviamo così? Non ci siamo, eh? Beh, ma per forza andava a finire così per forza. Vabbè, vediamo su Balkan se arriverà la Memè, ma non ci credo poco. Allora, sono giocatori. È offerta inaccettabile, ma quanto lo sapevo io sta cosa. Vrontis si è unito. Ah, è vero, Vrontis, devo fargli fare la cosa. Dov'è? Eccolo qua. Ok. Tutto sulle prestazioni. E a questo punto andiamoci a prendere quelli alla nostra portata. Perciò hub del mercato. Crollis. Vabbè, no, non è alla Jairi. No, non ci serve questo. Un altro centrocampista. Io direi di no. Herrera avevamo detto. Herrera mi piacerebbe. Proviamo con Herrera, dai. E comunque un esterno sinistro e un attaccante sinistro servono. Un'altra volta procuratrice donna. Un'altra volta procuratrice donna. Ci sta, però insomma. Vuole essere cruciale anche lui. Controfferta 2 anni. Accetta senza clausola rescissoria. E lo stipendio. Mo' ci siamo. Ti posso dare 3.000. Vediamo se l'accetti, ma non l'accetterai mai. Una trattativa chiusa, così ci hanno dato proprio buca. Ma noi ci vendicheremo. Noi ci vendicheremo di questo sopruso. Perché vinceremo la Serie B e prenderemo qualunque giocatore. Offerta per Casadei, 700.000. Non te lo do. Non te lo do. Anche se esterno destro. Oddio, 700.000 e poi andare a prendere un altro calciatore esterno destro. Non è male, eh. Non credo che adesso ce lo fa riprendere un'altra volta questo. Infatti hanno chiuso la trattativa. Però potremmo andare... Un esterno destro, abbiamo detto. Uno se ne va e uno torna. Mannaggia, per Sobalca ne potevamo aspettare, però. Alvarado non è la stessa qualità di Sobalca, però. Questi sono tutti svincolati. Chissà quelli. Vabbè,
In prestito. Allora, Diop, Troncio e Mandal. Diop non si può vedere, Mandal nemmeno. Troncio, ma chi è Troncio? Però cedibile in prestito. Potremmo avercelo alla nostra corte. E qui d'altronde su Balken dovevamo andare a prendere, se non siamo stati furbi. Però potremmo vendere questo, che tanto Casadei, insomma, non è proprio il massimo del massimo. 63, 700 ci sta bene. Anzi, se riuscissimo a farci dare 800, forse di più. Allora, rinegozia per il cartellino. No, così. Vediamo se 820 ce li dà. No, 800, dai. Se no, scambio calciatori. Vediamo cosa ha lui. Le ali. No. Centrocampisti, vediamo se ha qualcosa di interessante. Sembrerebbe proprio di no. Attaccanti, chi ce l'avete? No, tutti schifi, mamma mia, brutti proprio. Allora, scambio no, avanza offerta, dai, 800 mi devi dare. Ok, li hanno dati. Richiesta in corso, proposta. Allora, accetta l'offerta? Non possiamo proseguire l'offerta, ma non abbiamo risorse finanziarie. Allora, se vendiamo quello... Dai, prendetelo a Casadei, forza! Che ancora possiamo prenderlo a Sobalken. Mannaggia! Trattativa sfumata. No, Jankovic no. Jankovic non te lo do mai in vita. Sta giocando bene. Avanza di un'ora. Vediamo Casadei se n'è andato, quindi. Cos'è qua? Ah, proprio lo accompagniamo fuori. No, ma non c'è... No, con la valigia in mano. Ma che cos'è? Che è uno spettacolo? Ciao, Casadè. Ciao, eh. No, che tristezza così. Ceduto Casadè per 800.000 soldi. Euro. Valutazione dell'affare. Niente di che, eh. Buon prezzo, dai. Potevamo venderlo di più, eh. Mattia Longo, non te lo vendo. Non ti rivendo questi. Questi sono cruciali per noi. Adesso non li vendo, li voglio valorizzare. E a questo punto, strategia di squadra, è cambiato un po' tutte le cose. Allora, trasferimenti. Hub di mercato, non credo che ce lo fanno prendere adesso a... non ce lo fanno prendere, no. Mannaggia. Puntiamo su Alvarado. Dovevamo pensarci prima a questa cosa. Però adesso di risorse quanto abbiamo? 910k. Andiamocela a cercare un esterno sinistro buono. Anche in vendita, volendo. Qualsiasi. Un esterno destro, però che non sia tanto su 21 anni, così. Allora. Clausola rescissoria 1.500.000, non è possibile. Allora, andiamo a prendere quello proprio buono, buono, buono. 6 milioni, Anthony, sì, vabbè, perché Anthony viene da noi. Allora, nazionalità, stato trasferimento.
Non c'è per la cosa per i soldi? Sul mercato, vediamo cosa c'hanno sul mercato. Niente. Magari mettiamo a 23. Niente, sul mercato non c'è nulla. Sui prestiti. Sempre questi. Non in lista. Allora, 1.500.000, 2.100.000. Che ci andiamo a prendere con questi? Atum, Azzazza, Augusto. Allora, valgono tutti un casino, però non li conosco io questi. Vediamo nel nostro coso degli osservatori se c'è qualcuno che possiamo andare a prenderci. Allora, Fofana. Fofana, quanto te vuoi? Sì, vabbè, ma Fofana viene da noi, dal Cagliari. Zaleschi, sì, perché Zaleschi viene da noi. Giustamente, Frattesi, subito. Aggiungi, ma Zaleschi non verrà mai da noi. Allora, questi altri invece... Pop potrebbe essere Pop, 18 anni, buono, velocità si migliorerà. Vediamo quest'altro invece. Oh, Tarek era anche visionato. Va bene, non ci importa niente. Questa era visione. Ma questo è forte. Attaccante destro. Bello forte. Però sì, facciamo allenare sul ruolo di esterno destro. Non sarebbe male. Oh, proviamoci. Allora, lab del mercato. C'è Alvarado, Zaleschi, vabbè, Pop però. Pop a me mi intriga. Vediamo, dai. Allora, offerta per cartellino. Andiamo sui 500.000. 4,50. Vediamo che cosa succede. No, proprio stiamo perdendo tempo. Niente, non ce l'hanno dato. Zaleschi, vabbè, non ce l'hanno mai. Però c'era quest'altro. Huerta è fallito. Andiamoci a prendere questo. Secondo me è un buon acquisto. Però sarà difficile prenderlo. Allora, lo stipendio suggerito è 2005. Importante, vediamo. Buono, 4 anni, io direi 5. Se è possibile. È l'ideale per lui, ok. Ignora clausola. Andiamo a pagarlo 2005, come ha detto lui. No, 2000, dai. Allora, ti do, caro amico mio, ti do 2003. E bonus ingaggio, io ti do solo 15.000. Le reti. Per 10 reti, che tanto le fai, ti do 5.000. Lui vuole questo, vuole. Ciao Dark Nemesis, ciao, buongiorno anche a te, buongiorno. Grazie di essere entrato. FC24, sto facendo trattative da mezz'ora.
Allora, controfferta. 25.000, ma guardate questo, 25.000 vuole. Io direi che ti do 20.000 proprio per la fiducia in questo giovine e ti do 2.000. Ah, sei Gregorio? Ok. Benvenuto anche qui, iscriviti, mi ha fatto piacere questa cosa. Quindi qui ti chiami Dark Nemesis 1987. Hai un altro nome. Va bene, sono contento. Allora, già fatto cosa? Ah, di... Ok, no, perché stavo... Ho capito, dell'iscrizione. Grazie, grazie. Perché stavo pensando a questo che vuole tutti questi bonus. E annaggia a lui. Comunque qui c'è anche un nostro amico, eh. C'è sempre. Sì, io l'avevo capito. Io Gustavo l'avevo capito. Però, nemmeno, sai com'è. Si emoziona e vede le partite, le cose. 12.000, dai. Ammazza, questo ha tutti i soldi. E prendiamolo, dai. Prendiamolo questo. Dai, abbiamo preso questo qui. Tanto quello è il preparatore. L'unico, no, l'unico preparatore. Ci stanno anche gli altri, però insomma. L'abbiamo acquistato a zero, parametro zero. Vediamo come ce lo valuta a queste condizioni. Oh, un acquisto da... Vabbè, è bello forte questo, 23 anni. Allora. Allora, buon Gregorio, io adesso levo... cioè, finisco la diretta qui. La finisco proprio adesso, però dopo molto probabilmente continuerò con FC24. Anche perché sono arrivato a 2 ore 11 e io questi video li mando sempre su YouTube, così la gente se li recupera. E 2 ore 11 è buono come ore per riprendere una diretta già fatta, insomma. Quindi grazie tantissimo, Gregorio, di essere entrato. Tra poco vado a mangiare, buon pranzo anche a te. E ringrazio anche Petzil di essere entrato. Poi speriamo che ha risolto il suo problema con la PlayStation 5 per quanto riguarda la telecronaca italiana. Speriamo di sì, perché se no, Petzil, chiedimi altro. Io vado a vedere un po', vado a mangiare e poi vado a vedere un attimino come risolvere anche questa situazione. Magari te la dirò se rientrerai nelle mie live. Vi saluto ragazzi. Ci vediamo tra pochissimo, tra le 2 e le 2 e mezza, diciamo così. Sempre con FC24, secondo episodio che uscirà dopo. Ciao! E grazie Gregorio, grazie, 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 mi ha fatto molto piacere questa cosa. Ci vediamo dopo.